Ciao a tutti, voi chiederete che cosa ci fai con Veronica per strada? Come che cosa ci faccio? Questa è la mia via Roma e io lavoro proprio qui, di fronte al porto. Questo è il porto di via Roma, il porto di Cagliari e oggi una sorpresa per voi, vi farò conoscere la nostra scuola. Questa è la vista dalla nostra scuola. Vedete, bellissimo porto di Cagliari, ok? E adesso venite con me. Vi porto proprio a scuola. Questo è il palazzo della nostra splendida scuola. Siamo proprio qui. Allora, sotto la scuola ci vuole un bellissimo bar dove noi facciamo delle pause, dove abbiamo prima dei corsi a fare colazione. Adesso sono le 11 ed è ora della pausa. E abbiamo alcuni studenti, venite con me, che hanno fatto pausa proprio qui al bar. Adesso li conosciamo. Oggi siete protagonisti di un nostro video. Okay. Presentatevi, come ti chiami? Mi chiamo Caterina. E di dove sei? Sono di Mosca. Ok, benissimo. Sono di Francia, sono francese. Ok, di quale città? Di Lione. Perfetto, e come ti chiami? Mi chiamo Domenica. Perfetto. Mi chiamo Rogério. Sì. Sono brasiliano. E tu come ti chiami? Mi chiamo Tatiana, sono brasiliana. Va bene, ora ditemi che cosa avete ordinato a bar. Ho ordinato un cappuccino. E tu invece? Ho preso un caffè macchiato e un bicchiere di acqua. Perfetto. Ho preso una pasta. Una pasta? Una pasta e un cappuccino. Ok, una tipica colazione italiana. Ho preso qua una bottiglia d'acqua. Ok, perché fa molto caldo e dopo andate al mare, che fate? Sì, assolutamente andiamo, sì, andiamo alla scuola, sì. Ottima idea. Ragazzi, grazie mille, io vi saluto, salutate i nostri follower. Ciao! Ok? E adesso conosceremo la scuola. Grazie, grazie ragazzi. Veronica. Ciao, 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 ciao. 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 Questo è il nostro palazzo, il palazzo della scuola. Venite, adesso prendiamo l'ascensore. Perfetto, siete contenti? Scommetto che siete molto emozionati, anche io lo sono. È la prima volta che presento la scuola in video. Venite, questo è l'ascensore. Io sono emozionata, ragazzi, sono molto emozionata. Siamo pronti? Via! Adesso entreremo nella scuola, usciamo dall'ascensore e c'è direttamente la nostra porta scorrevole che si apre da sola. Non dovete neanche aprire la porta. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao, ciao. Da Rossolo. Presentatevi. Valentina, Lucia. Ok, quindi loro sono le nostre receptionist che vi accoglieranno e vi saranno utili per qualsiasi informazione. Bene, allora adesso vediamo la parte delle aule di italiano. Ok. Ciao Giulia, eccola qua. Lei è Giulia, una delle nostre insegnanti. Vieni Giulia, presentati. Ciao, sono Giulia. Ok, prego. Buongiorno. Lui, oh che onore, oggi c'è il nostro direttore David Tomkinson. Buongiorno. Eccolo qua, lui è l'ideatore di questa splendida scuola. Sarete onorati di conoscerlo. E lui è uno dei nostri studenti, lui segue lezioni individuali perché diciamo gli altri studenti dei corsi di gruppo sono già in pausa e loro hanno appena terminato. Come ti chiami? Mi chiamo Nick. E di dove sei? Sono inglese. Sì? Di Londra. Bravissimo, lui è principiante e ha già imparato a presentarsi. Noi facciamo miracoli. Brava Giulia, complimenti. Va bene, allora adesso vediamo le altre aule. Adesso qua siete pronti per questo viaggio? Andremo proprio a Venezia. Venite qua e vedrete la splendida laguna. Come? Eccola qua. Qui siamo a Venezia. Gli insegnanti e gli studenti sono giù al bar o in giro da qualche parte e noi facciamo vedere la scuola. Abbiamo il corridoio con
un bellissimo post lo stesso. E vediamo, stiamo per arrivare a Firenze. Vedete ragazzi, questo è proprio un giro d'Italia. Ecco qua Firenze. Anche qui gli studenti sono già andati via e noi facciamo vedere Firenze, una delle nostre bellissime aule. Da Firenze, ragazzi, andiamo direttamente a Parigi. E perché? Perché qui il nostro insegnante francese viene proprio qui a fare le sue lezioni. Buongiorno! Eccoci qua a Parigi. Qua normalmente ci sono le lezioni di francese, ma anche qualche lezione di italiano. Venite, da Parigi, sapete dove andiamo adesso? In Havana. Eccoci qua. Questa è una piccolissima aula dove teniamo molte lezioni individuali, proprio perché è piccolina, è privata e c'è one to one tra studente e insegnante o anche un corso duo, per esempio. Va bene, poi qua c'è Hong Kong, ci sono altre aule, poi vabbè, questa è privata ragazzi, è la sala professori e non è per voi. Va bene, allora, e poi per finire qui, perché la nostra scuola è enorme, si va a Rio de Janeiro. Qua ci sono, diciamo, lezioni di diverse lingue. Ok, allora adesso facciamo un altro bel giro perché non è finita qui. Allora ragazzi, adesso continuiamo la visita della nostra scuola e prima di tutto vi faccio vedere la sala relax. Quindi da questa parte iniziamo con la sala relax. Permesso? Buongiorno ragazze! Noi stiamo girando un video e volevamo far vedere la nostra sala relax. Quindi, per esempio, queste ragazze sono qui per fare i compiti, ok? Per fare i compiti o per leggere un libro durante la pausa, o se magari non avete voglia di andare al bar, anche se è vicinissimo, ma ci sono le macchinette, i distributori automatici di buonissimi snack, di bevande calde e fredde. Anche qui c'è una bellissima vista e abbiamo dei libri e dei dizionari a disposizione di varie lingue, ok? In italiano, in inglese, in spagnolo, eccetera. E poi c'è anche qui un bellissimo poster. Qua c'è un poster con un deserto degli Stati Uniti, perché il deserto è simbolo di relax. Beh, un relax di così. Ok ragazzi, scusate ragazze, scusate il disturbo. E a presto. Ciao, buon lavoro. Grazie. Ok, allora adesso vediamo la sala computer. Avete dimenticato lo smartphone o il tablet? Non c'è problema, potete venire qua nella nostra sala computer. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 PC a vostra totale disposizione. Quindi potrete usufruire della nostra rete, del nostro wifi, quindi potrete usare internet dai nostri computer e potrete rilassarvi anche qui, se volete. Quindi potrete stare in sala relax, qui nella sala computer, oppure andare al bar o fare una bella passeggiata nel porto, durante le vostre pause. Adesso andiamo qui a San Francisco. Ci sono ancora alcune aule c'è lezione, magari non entriamo, vediamo rapidamente. Ecco qua, siamo a San Francisco. Ma di solito facciamo corsi di inglese, di spagnolo, diciamo dipende un po' dalla vostra agenda. Però qua ci sono altre aule, ve le faccio vedere rapidamente, magari c'è la luce spenta, la accendiamo. Ok, va bene, comunque qua ci sono altre aule, per esempio c'è New York, c'è l'ufficio, eccolo qua, del nostro direttore che sta entrando in questo momento, quindi mi raccomando non entrate qui perché è l'ufficio del direttore. Eccolo qua. Venite, c'è una vista bellissima, beh, lui è fortunato se scelgo l'aula migliore, vero? Ecco qua, la faccio vedere dalla finestra. Beh, ha fatto bene, sinceramente, guardate che vista. E anche comunque ci sono di là alcune aule da cui si può venire e vedere questo bellissimo panorama. Bene, adesso usciamo dall'ufficio del direttore e vi faccio vedere le altre aule. Ciao, David, buon lavoro! Ciao, grazie! Ciao! Ok, allora qua
ci sono due aule, Londra e New York. Qua ci, di solito ci sono dei corsi di inglese. In questo momento qui a Londra c'è un corso di inglese, ma non li disturbiamo. Però disturberemo gli studenti di italiano che oggi fanno lezione a New York. Venite, forse questa è l'aula più bella della scuola. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Questi sono i ragazzi che abbiamo già conosciuto prima, li abbiamo già conosciuti. E questa è la bellissima aula New York. Bene, l'insegnante è andata un secondo a prendere i libri, ma sta tornando e noi ne approfittiamo per vedere quest'aula e specialmente per farvi vedere la bellissima vista, anche da qua, è ancora più bella. Guardate che bello, ragazzi. Guardate che bello studiare con una vista come questa. Oh. Guardate, qua si vede proprio tutta via Roma, il porto, e si vedono anche le navi da crociera che arrivano ogni mattina. Ecco qua, adesso chiudiamo la finestra perché sta tornando l'insegnante e non li disturbiamo. Vedete qua, questa è New York. Bene, adesso andiamo da quella parte. Oggi il corso d'inglese è finito prima, così possiamo vedere anche questa bellissima aula. E qui invece siamo a Londra, guardate che bello. Hello. Ok, siamo a Londra, anche qui c'è una bellissima vista che vedremo dalla finestra. Eccoci qua, si vede sempre il mare, il porto, guardate che bello. Eccoci qua, altro che Londra, siamo a Cagliari, fa caldo, c'è il mare, senza togliere niente a questa bellissima città. E qui ritorniamo al freddo di Londra, con l'aria condizionata e i fulmini rossi. Va bene, eccoci qua, perfetto. Adesso continuiamo il nostro giro. Avete bisogno dei servizi, qua ci sono i bagni, qua in fondo ricordatevi il bagno delle signore e qua il bagno degli uomini, eccolo qui. E poi per finire abbiamo altre due aule, di solito qua ci sono i corsi di tedesco, infatti quest'aula si chiama Berlino, eccola qua. E invece qui abbiamo per finire Sydney. Guardate che bella, vi faccio vedere Sydney anche in questo momento è vuota e anche da qui c'è una vista spettacolare. Guardate che bello. Quindi da noi voi studierete con il mare di fronte, guardate che bellezza. Io amo questa città, ragazzi, lo sapete. Ecco qua, questa è via Roma, la centralissima via Roma, da cui qui vi faccio vedere una cosa, ragazzi. Proprio qua, la vedete quella fermata che è proprio qua di fronte? Proprio da lì voi potrete prendere l'autobus per andare in spiaggia, alla spiaggia del Poetto. Vi ricordate il mio video? Proprio attraversate la strada e la città di Cagliari è stata molto generosa. Dicevo, c'è un po' di traffico, la città di Cagliari è stata molto generosa e ha messo a disposizione tanti autobus che portano al Poetto, alla spiaggia di Cagliari. E quindi uscirete da scuola, come faranno i nostri simpatici studenti che abbiamo conosciuto, e andrete direttamente in spiaggia. Che cosa volete di più? Va bene, adesso accompagnatemi, anzi vi accompagno all'ingresso, all'uscita, e vi resta solo che non vi resta che venirci a trovare. Ritorniamo un attimo all'ingresso, così ci salutiamo. Eccoci qua. Va bene? Quindi uscirete sempre da questa porta. E quindi, ragazzi, io vi aspetto, vi aspettiamo tutti. E venite a trovarci perché Cagliari merita e come vedete abbiamo una bellissima scuola. Ciao a tutti e alla prossima!